una sfida all'ultimo sangue, un'amicizia consolidata da lunghissimo tempo, il gatto che cerca di raggiungere il topo e di solito ce la fa, questo è il racconto della staffetta della Maratona di Milano e di un weekend pazzesco per Cosimo, ma come al solito per capirlo partiamo dall'inizio. Ebbene sì ragazzi, ci sono cascato di nuovo, sono le 2:30, direzione... Milano ragazzi, Milano! E non vado con la macchina assolutamente perché altrimenti ci metto 2 giorni perché io sono lento. Quindi adesso sto andando a Bari a prendere l'aereo. E niente ragazzi, ci divertiremo. Non partecipo alla maratona, ma partecipo alla staffetta. Pettorale numero 89 come la mia data di nascita. Parteciperò insieme a Claudio, Vale e Sara. Eccoci qua, siamo pronti. Qui è l'Expo insieme a Sergio! Sergio! Elisa! Ciao Sergio! Il poliziotto! Siamo al sicuro, ragazzi. Allora, siamo in direzione dell'Expo. La strada sembra quella giusta perché ovviamente la Sergio ce l'ha indicata. E vediamo cosa ci offre questo Expo. Ok. Questo è l'ingresso dell'Expo, dopo una bella camminata, finalmente siamo riusciti, stavo cadendo, siamo riusciti a trovare l'ingresso. Qui abbiamo il muro con tutte le magliette delle edizioni precedenti della maratona, stupende, veramente belle. Ed eccoci qua nella zona, gioco in casa qua. Lo stand di Asics, ragazzi, dove si possono provare le scarpe, le ultime novità, ed è fantastico! Allora ragazzi, buongiorno. Qui abbiamo Giuliano, già lo conoscete per chi mi segue su Instagram, lui è il brand trainer di Asics. E in questo momento ho appena provato le Sky Super, una super scarpa. Una super reattiva, molto 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 veloce, da piastra full carbon, da punta è stata anche un po' allargata. Quindi la prima testa che dovete alzare ha più piastra sotto, quindi riesce a spingere meglio. Abbiamo un cambio nell'intersuola dal platform Blast Turbo con Turbo Plus, quindi più leggero e più reattivo rispetto allo scorso anno. E in più vediamo sicuramente una tovaglia 8% di traspirante. La scarpa super migliorata, va assolutamente restata. Perfetto, il drop lo stesso? Drop 5, più leggera, c'è circa 180 grammi. Perfetto ragazzi. Dovete venire a provare, la dovete provare. Vi aspettiamo in negozio. Ciao. Messaggio promozionale. Allora ragazzi, io ho rubato le scarpe a Massi per fare delle prove. E ho lasciato completamente scalzo Massi, lo vedremo esattamente. Sta parlando un po' con degli amici, non so, le persone. Gli ho rubato le scarpe, vedete, vedete? Fenomenale ragazzi. Ale. Hola ragazzi, eccoci qua. Questa è la zona cambio, seconda fazione. Siamo pronti, stanno passando già gli atleti, sono 9:19, quelli che sono partiti dalla maratona. Ma sono velocissimi ragazzi, vanno a 3:20, una cosa fenomenale. Me la sogno, me la sogno. Ciao a tutti. Chi c'è qui? Chi c'è? Roberto e? È Cosimo. Cosimo che conosco tutti. Gente l'Oscar. E stiamo aspettando. 92. 92. 89. Giocatevi sulla ruota di... No, 92. Milano, Milano. Siamo 92. 92 non si può giocare. 9 e il 2. 29 e 89. Dai, ragazzi. Allora, ragazzi, stanno arrivando i primi per il cambio. E Massi, l'ho visto, è puntuale. Come sempre si sta riscaldando. D'altro io, come al solito,
non mi riscaldo, partirò direttamente a 3.20 e 30. Abbastanza, dai. Ragazzi, siamo pronti? Qui abbiamo Massi che già si è riscaldato, avrà fatto 20 km, 30 km. No, per fare i selfie, quindi giustamente non mi sono nemmeno tanto riscaldato, ma oggi non è fondamentale riscaldarsi, ma pensare che la mente ci aiuta a correre, quindi corriamo, dai. Vai. No, arriva, arriva, arriva. È arrivato il cambio, quindi si parte, ragazzi. Vediamo un po' quanta gente, troppa gente. Si vola. Sono partito così veloce che mi sono dimenticato di far partire il cronometro e sto morendo. Ma sì, non mi deve beccare. Ce la posso fare? Bravo Cosimo, non potevi mancare Milano. Ecco, vedi, vedi? Solo che c'ho Massi dietro alle calcagne. Vai, vai. Che mi vuole superare. Non posso permettere questo. Che brutto, ragazzi. Non fermarsi ai ristori per non perdere tempo. Non vale. Ce la posso fare. Dai, dai. Beh, ragazzi, dovevi immortalare anche questo momento, eh? Allora, Massi ancora niente, quindi tutto fila liscio. Ho rallentato un poco per vedere il fiato perché sto morendo, eh? Gli sto dando un po' di spazio. Sono quasi al quinto chilometro, quindi ce la posso fare, ragazzi. Mancano solo 3 chilometri, forse riuscirò a battere Massi, vediamo un po'. La vedo dura, 3 chilometri sono tanti, ma ce la posso fare, ce la posso. La mia pressione è quasi finita, forse riesco a battere Massi. È fatto, ragazzi. No, ragazzi, Massi mi ha fregato, lo devo beccare, dai, lo becco, a 3.10, lo sto beccando, eccolo. In realtà l'ho superato e non l'ho neanche visto, però siamo quasi arrivati, grande Cosimo. Fino all'ultimo sangue. Complimenti. Non facciamoci male, vado, dai. Vai, vai. Ragazzi, è volato. È volato! È volato, Massi! Quindi, ragazzi, morale della favola. Niente, devi allenare. Anche con 10 minuti. Come si dice? Sto senza fiato, sono morto. 10 minuti di vantaggio e non ce l'ho fatta. Però proprio per un pelo, ragazzi, per un pelo. Siamo arrivati al cambio. Adesso Vale prenderà il mio posto. Cosimo, ma sei Ibiza? Mamma santa! Ma sì, per poco! Ma che per poco! Ho fatto uno scatto, ma non mi stavi dietro neanche se volevi! Buzia, buzia! Con il lazzo! Ti volevo prendere, ma sei sparito! Ho corso con le gel cumulus e posso dire, vanno davvero veloce, o sono riuscito comunque a tenere più o meno a 3.30 di media, però dai, alla fine is failure, perché l'ho superato solo alla fine. Visto che non ho fatto 42 chilometri, ma bensì una decina di chilometri, e mi tocca, ragazzi, mi tocca allenarmi, anche perché
Io devo fare il passatore. Mannaggia. Sperando che Massi continui ad aiutarmi dopo quello che ho combinato a Milano. Qualche dubbio mi viene. Ciao ragazzi!